operation of MQ-4 Global Hawk unmanned aircraft has arrived at Beale Air Force Base in California. The Block 20 model is bigger than the original Block 10 and has already completed an endurance record, a 33.1-hour flight. The new Global Hawk is more pilot and crew friendly. The control windows that will be used to fly the airplane are much more like a real airplane, easier to read, more intuitive, and therefore will be easier for pilots that are coming from manned airplanes into the Global Hawk. Once they get introduced to the Block 20, it'll be more like what they're accustomed to and easier to fly. The Block 20 has a larger payload capacity, going from 2,000 pounds to 3,000. Noi abbiamo un concetto di pace molto diverso di quello che dovrebbe essere in realtà. Queste nuove tecnologie che avete appena visto in questo filmato inserito su YouTube e ripreso dalla televisione delle forze armate americane, si tratta praticamente di un unmanned airplane vehicle, aerial vehicle, praticamente un aereo senza pilota, e 20 di questi dovrebbero essere ospitati tra breve a Sigonella, in Sicilia, nella base tanto discussa negli anni della Guerra Fredda, che insieme a quella di Comiso fecero discutere ampiamente, se ben ricordate. Ma se questi aerei, questi drone, come vengono chiamati in gergo, possono servire per prevenire eventuali attacchi terroristici e di forze ostili all'Alleanza Atlantica, in terra Afghanistan, dell'Afghanistan e anche in Pakistan, evidentemente, possono altrettanto prevenire che vengano effettuati degli attacchi in cui vengano colpiti la popolazione civile, in particolare donne e bambini? È sempre possibile questo? Si direbbe proprio di no, perché gli americani, insomma, donne e bambini in Afghanistan ne hanno fatto fuori centinaia. Però una certa applicazione, diciamo, diversi aspetti positivi nella loro applicazione si possono sicuramente far notare. Non vi è dubbio che la loro utilità potrebbe essere di gran lunga superiore rispetto a quelli che sono questi spiacevolissimi inconvenienti. Ma c'è anche un altro fatto: praticamente Catania oggi si appresta a diventare uno degli aeroporti civili che aspira appunto a diventare secondo soltanto a quello di Palermo, a quanto pare. Ma se in questa base atterreranno 20 di questi uccellacci con un'apertura alare di 40 metri, non vedo come sarà possibile non bloccare gli spazi aerei dell'intera zona per evitare delle vere e proprie stragi, no? Ustica docet, come si suol dire. Comunque, guardate il mio blog e leggete il mio articolo sul blog e poi ne riparliamo. Arrivederci.